Obrigado, eterno Jesus. Dove mandato Gesù? Dove stiamo adorando Gesù? Che cosa stiamo facendo, pregando per portare alla nostra anima la grazia divina che ci fa a favore di Dio tutti gli ordini del mondo? Gli apostoli, come si sente nel brano del Vangelo, perché Gesù ha parlato in tutte le forme per avvicinare, per capire i sapienti, i scienziati, i potenti, possiamo dire i poveri di mente, perché Dio gli dà a tutti gli uomini di questo mondo la grazia divina per essere salvati per l'eternità. Perché è la giustizia divina, come si dice San Paolo, ci ha creato per il paradiso, ogni giorno pensare al primo visto per adorare, conoscere, pregare, ingegnarsi, abbracciare Gesù nella nostra mente, nel nostro cuore, per essere illuminati dalla luce divina che ci fa sempre e ci dà la gioia e ci fa sempre lieti in questo mondo. Come un'ombra Gesù sul lago di Tiberiade. Gli apostoli erano in barca. Apposta Gesù ha fatto nel suo tempo di 3 anni di apostolato del mondo intero, predicando la missione mandata dal Padre Onnipotente per dare l'insegnamento come possiamo godere la vita eterna. Tutte le persone di questo mondo, le potenze, le ricchezze, tutto finiscono, spariscono. Ma la parola e l'amore di Gesù e la potenza e la grazia di Gesù sono sempre immortali, sono sempre vivi con noi per godere la felicità, si impegna tutti gli uomini. Dove, che cosa possiamo fare per trarre la gioia? Oh, poveri di noi uomini, non sappiamo che domani saremo vivi. È gioia infinita della risurrezione, è solamente Gesù che vuole essere felice in questo mondo. Abbracciate Gesù, avrà tutte le grazie e tutta la potenza per essere in piena gioia in questo mondo. Ma che cos'è? Un fantasma? Allora Gesù, camminando sull'onda del lago Tiberiade, un fantasma. Qualcuno si avvicina a Gesù. No, risponde San Pietro, è Gesù Dio onnipotente, il nostro maestro. Andiamo incontro. Gli ordinò allora Gesù, come abbiamo sentito, di scendere da barca e avvicinarsi a Gesù. Ma, come tanti di noi, titubando, avendo un dubbio, un sospetto, la fede cominciò perché era immergendo all'acqua del lago dalla paura. Allora, quando le onde furono arrivate al golo, Salus Domine, Primus, Salus mio Signore, Salus mio Signore, sto morendo. Oh, poca fede, dice Gesù. Immediatamente viene da Gesù, sopra l'acqua, la grazia e la barca è una luce della Chiesa che è iniziata da 2000 anni. E continuerà fino alla fine dei tempi. Vuol dire che la Chiesa è una parte potentissima, illuminata e guidata da Gesù, che non ci guarda tra gli occhi materiali, ma gli occhi spirituali. E tutti gli uomini di questo mondo, in questa barca, ondeggiano in questa barca. Ma dobbiamo avere fede, perché gli dice Gesù: non abbiate paura, gli ha detto. Non abbiate paura nel senso che Dio mantiene, aiuta tutti gli uomini perché pensano, che conoscono, che mantengono la sua legge e che lo amano con la sincerità del cuore, mantenendo tutti i 10 comandamenti, i 10 decalogo, come si chiama. Noi, e nella nostra vita, che cosa possiamo fare
quando ci svegliamo dal sonno, ogni giorno pensiamo per Gesù che ci ha creato, per Gesù che è vivo nelle tutte forme della morte, per Gesù che nel tutte le chiese invita tutti i suoi fedeli, venite a Domus e cosa vos, venite tutti da me perché io vi restaurerò tutti per i vostri bisogni. Sono tantissimo dalle varie malattie, da insulti di Satana, dal maligno cosiddetto, perché voi sapete, come gli ha detto Satana alle gambe della morte, sono miliardi di demoni nel mondo e che se non li dessero voi, morirete tutti di paura, così sono orribili. E noi poveretti, che quando pensiamo che a cui stiamo servendo oggi la nostra, posso dire, i popoli e il mondo intero, perché Gesù, ecco sul salvo, io sono la salute, la salvezza del mondo, solamente Gesù, perché ha tutte le leggi della natura, del cosmos, delle malattie, alla potenza celeste, divina, metafisica, antropologica, cosmologica, per tutto questo è Gesù. Dove è Gesù ogni giorno? Nelle nostre case. Quanti giovani, ragazzi e ragazze, ogni giorno si impegnano per propagare Gesù e la sua legge divina, sentire, nutrire l'amore finito che ha per tutti, per tutta l'umanità, soprattutto per i giovani e i ragazzi e ragazze. Quando Gloria Polo, se avete sentito, è stato a Udine da 2000 giovani di Colombia, gli disse Gesù, che era condannata per l'inferno, ma Gesù lo perdonò, e gli disse: sei condannata, io ti ho perdonato, ma guarda su, e guarda su il paradiso, un documento storico, cioè un documento ecclesiastico. E il paradiso vuole guardare tutti gli uomini, tutti i giovani ragazzi e ragazze nella felicità eterna, nel paradiso. Questa è la potenza di Gesù di fin d'amore. Perché io vengo a tentarmi, non sono ascendato. Sono venuto per portare l'amore di fuoco per tutto il mondo, l'amore che non finisce mai, che brilla, che dà tutta la gioia. Solamente Gesù, perché è abbandonato, perché abbiamo felice per pagare, per recitare il Santo Rosario, per mortificarsi, per allontanarsi da tutte le posizioni, da tutte le varie modi, tutto questo, oltre il peccato, lontano dal peccato. Il nostro corpo, oggi per domani, lo spirito immortale, sostanza immortale che impera per la vita. Che cosa stiamo facendo per la salvezza della nostra anima? Non sono belle parole. Fatti, documenti, mortificazione, preghiera, propagare Gesù, in tutte le forme, nella scuola, università, agricoltura, in tutti i posti, perché solamente Gesù, quando era per la seconda volta, abbiamo sentito tante volte come il buon pastore separerà le pecore alla destra e Dio non faccia, non lo lascia di pensare i condannati. I condannati non per un anno, un secolo, per l'eternità, o la felicità eterna in paradiso, o la condanna eterna della giustizia divina. Lo pensiamo questo? Gesù ha detto con le sue parole: convertiamoci tutti, lodiamo Gesù al primo posto. Facciamo il pentimento, come si dice in italiano, mortificazione, preghiera. Preghiamo la Santissima Madonna che domani ha la sua vigilia di Assunzione. Regina del cielo e della terra, come avete sentito tante volte, che San Giovanni Apocalisse dice: muni la vita sole. Una donna vestita di sole, con 12 stelle, con la luna sotto i piedi. Santissima Madonna, padrona della vicina di 36 miliardi di stelle super giganti, di tutto il cosmos.
e forse per l'arte sia una potenza infinita, un amore infinito, luce infinita che nessuno può esprimere. Quanto facciamo, quanto preghiamo noi per avere la perfezione del suo amore infinito che sia per il peccatore Santissimo, Madonna, che sia la festa di Assunzione, che assunta in cielo. Carissimi, sono caro perché abbiamo sentito tante volte, non dimentichiamo al promosso Gesù e il suo amore infinito, l'allontanarsi dal peccato, del successo della droga, di tutte le forme di Satana che dicono chi è bello qui si dà qui, la legge prima è salvare la nostra anima, amare Gesù, amare i poveri e sentiremo quella sentenza divina. E un messaggio buono di Deus, intergando il tuo. Venga uomo, buono, fedele, che hai mantenuto la mia legge, hai contato il mio amore nel cuore dei tuoi uomini, hai predicato la giustizia, l'amore per i poveri, la castità, per essere congiunto con Gesù, con la schiera degli angeli, per dare le lodi infinite, nella felice eterna in paradiso. Gesù sia con tutti voi, sia lodato Gesù Cristo. Sì, 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 sì.